Stanno proseguendo i lavori in piazza adiacente al nuovo comune di Valle Foglia, a che punto sono? Ma sono a buon punto, penso che verso la fine del mese dovremo essere in grado eh, di poter inaugurare questa piazza, saranno a breve funzionanti i giochi d'acqua, eh, le illuminazioni, le panchine, la sistemazione del verde, è una piazza importante, molto grande. Piazza Grande che serve il comune, che serve la palestra, che serve la casa della salute, nonché casa di comunità che sarà sempre più potenziata, rafforzata, e poi le scuole, le scolaresche della Federico da Montefeltro che è qui a affianca il comune, le scuole... Della, della scuola materna e, e per la comunità perché il centro commerciale di via Pio la Torre ha finalmente una piazza molto grande, molto carina già frequentata da giovani e anche persone più grandi che naturalmente avranno un luogo di ritrovo, faremo iniziative culturali, iniziative eh, diciamo di tutte le eh, associazioni che ci sono, penso alle compagnie dialettali, ai cori alle bande, alle orchestre, insomma e poi soprattutto le scuole, perché le scuole sono eh, diciamo, i primi fruitori, essendo qui attorno al comune, diverse scuole della città di Vallefoglio. E poi bisognerà attribuirle un nome? Ma noi in un primo momento abbiamo chiamato Piazza del Popolo, stiamo ragionando, c'è chi pensa di fare la Piazza dei Cittadini, la Piazza Grande, in onore a Lucio Dalla, una piazza comunque importante di ritrovo e di chiacchiere di comunità una piazza che dovrebbe essere vissuta non so cosa succederà quando i bambini vedranno tutti questi giochi d'acqua che naturalmente potranno godere insomma soprattutto nel periodo estivo perché d'inverno è un po' difficile utilizzare i giochi d'acqua però è un servizio in più che c'era necessità probabilmente Faremo, non so ancora, non abbiamo deciso, ma anche la manifestazione del 2 giugno, consegneremo eh, diciamo, la, la Costituzione della Repubblica Italiana agli studenti. Insomma, le iniziative più ne arrivano e più siamo contenti, perché la piazza è fatta per i cittadini. Ha parlato del 2 giugno, quindi l'inaugurazione della piazza stessa dovrebbe arrivare prima. Stiamo guardando, appena finita metteremo una data quanto prima e poi stiamo già pensando all'inaugurazione del teatro Giovanni Santi a Bottega di Vallefoglia perché eh, stiamo andando avanti abbastanza diciamo, nei tempi stabiliti, probabilmente prima dell'estate. Saranno finiti i lavori, quindi o fine estate o i primi di settembre dovremmo poter fare la prima iniziativa di tre, in quel luogo di 336 posti. Che, parafrasando, dopo l'inaugurazione del comune, l'inaugurazione del depuratore, l'inaugurazione della piazza, è l'ultima delle cose grosse e importanti che lasciano il segno: perché sia questa piazza, sia il comune, sia il depuratore, sia il teatro sono quattro opere che lasciano il segno nella storia dei prossimi 50 anni di questa vallata.